Against Violence, una giornata importantissima, c'è la competizione che si svolge alle vostre spalle. Come lo sport può essere importante per contrastare la violenza? Ma lo sport fa bene a prescindere, a tutto tondo diciamo. Per quanto riguarda la violenza, secondo me favorisce la socializzazione tra persone, il problema viene messo in evidenza e è una forma educativa diciamo. Tutto tondo, insomma, questo è il mio pensiero. Io partecipo sempre volentieri a queste gare di beneficenza. Sì, sì, lo sport aiuta e accomuna, diciamo, tutti contro la violenza e contro tutto, insomma. Quindi vi aspettate un bel risultato per oggi? Ma l'importante è partecipare. Poi è chiaro che noi ci impegniamo al massimo. Poi quello che riusciamo a portare a casa, tutto di guadagnato. Certo, ecco. Certo, come al solito ci impegniamo e vediamo i risultati alla fine. Lo sport in generale fa in modo che uno diventa più sereno, perché comunque anche scherzando uno si stanca e semplicemente non ha la forza di arrabbiarsi, perciò già così è contro la violenza. E poi a maggior ragione quando fai la squadra, come in questo caso, importante anche il risultato personale, ma importante il risultato di tutti quanti. Puoi anche non essere bravissima in pista, non puoi essere anche non veloce su questo tipo di percorso, però è importante che fai parte appunto di un gruppo. Le va di dirmi l'importanza di partecipare a una manifestazione? Vabbè, però è qui l'importanza dello sport contro la violenza. No, l'importanza dello sport è fondamentale a qualsiasi livello, perché lo sport è vita. Io non faccio questo di sport, ho accompagnato la mia compagna non vedente che correrà dopo, facciamo sport da sempre, lo sport è vita, è una cosa importantissima senza la quale sarebbe tutto diverso. E dovrebbe insegnare molto, perché il valore dello sport dovrebbe far capire che la violenza non dovrebbe entrarci in nessun ambito proprio. Beh, assolutamente, noi siamo sempre in prima linea in questo tipo di attività, anche perché come si può vedere dal nostro fisico siamo degli atleti assolutamente professionisti. E quindi se non ci pagassero effettivamente non saremmo qui. No, adesso lasciamo stare, il nostro fisico è il migliore spot per il fatto che per noi lo sport è veramente partecipazione e condivisione di questa atmosfera bellissima. E oggi anche la pioggia, che è caduta copiosissimo stamattina, ha voluto appunto abbandonare, sgombrare il campo e lasciarci questo spazio fantastico per questo pomeriggio. E quindi è bellissimo essere qui con tanta gente. Cioè, io sono il presidente, hai parlato solamente tu praticamente. Essere presidente di un'associazione sportiva, quanto è importante, qual è l'incarico, il ruolo che si sente? La nostra è piccola, è un ruolo di amico tra amici, quindi è però importante condividere queste cose, non tanto agonisticamente ma proprio come evento sportivo, no? Quindi come solidarietà tra di noi, con tutti quelli che sono qui, come noi, diversi da noi, con diverse abilità. Insomma, avete visto, ci sono parecchie persone che sono molto molto coinvolte in questa manifestazione, quindi assolutamente sempre sport contro la violenza, ma contro ogni cosa. Lo sport è una medicina contro ogni malattia dell'animo e del fisico. Sicuramente lo sport è importante come valore in tutta la vita, perché insegna sin da ragazzi e sin da più piccoli i valori giusti della vita, appunto porta i ragazzi a seguire quelli che sono i scopi principali della vita, la solidarietà, come nel nostro caso la buddistica solidarietà, e li tiene anche lontano appunto da queste tentazioni brutte, ecco, che il mondo purtroppo, ahimè, ci offre quest'oggi. Voi partecipate spesso a iniziative di questo genere? Noi, la nostra società, appunto, Podistica Solidarietà, proprio perché partecipa, unisce come il connubio lo sport e la solidarietà, quindi le azioni solidali verso coloro che ne hanno bisogno, sia dal punto di vista, diciamo, economico, sia dal punto di vista di manifestare contro la violenza e contro tutte queste brutti aspetti della vita quotidiana. L'importanza di partecipare ad un evento come questo di Sport Against Violence? Beh, è un evento a cui come squadra partecipiamo da anni, credo sia la quinta o sesta edizione a cui partecipiamo, e ci siamo sempre trovati benissimo. È bello lo spirito con cui è fatto e ciò che sostiene il sogno della maratona a Baghdad e tutta una serie di cose. È bello il clima che si respira qui,
Quest'anno siamo un po' meno organizzati, qualche anno fa con un fantastico barbecue è stato, diciamo, il picco della prestazione agonistica della nostra squadra, quindi siamo una squadra abbastanza scarsa, ma poi a bordo campo ce la capiamo bene. L'importanza è lo sport come, diciamo, strumento, se vogliamo dire così, per contrastare la violenza. Beh, ora dire banalità, tipo lo sport è un maestro di vita, parafrasando altre frasi, è una banalità, però in qualche modo ti insegna a combattere senza combattere veramente, ti insegna a rispettare quel rivale con cui poi dopo festeggi, dopo l'arrivo, ti insegna a giocare, che è una bella cosa che da adulti perdiamo un po' di vista. Al terzo tempo del rugby e poi vanno tutti a bere insieme. Esatto. L'importanza si vede, ecco, già affacciandosi, vedere che corrono insieme chi è molto competitivo, chi viene qui per fare la grande prestazione, chi invece si viene soltanto a godere la giornata, la compagnia e appunto anche tutto intorno, c'è, cioè, chi porta da mangiare, chi porta da bere, è una festa e lo spirito è quello di competere tra virgolette, ma soprattutto anche incitarsi l'un l'altro e, ecco, vivere lo sport per tutto il bello che offre, insomma, e rende soprattutto il bello delle staffette è che uno sport individuale come la corsa poi in realtà diventa uno sport di squadra, quindi appunto c'è uno che corre, tutti gli altri che fanno il tifo e insomma allo spugnaggio è molto nero, ci sono i bambini che danno le spugnette e quindi si divertono tutti, insomma, è proprio un momento, una festa dello sport e dello stare insieme. Lo sport è fondamentale perché unisce comunque tutte le persone, quindi dà una sorta di aiuto e di sfogo a chi ha meno possibilità, quindi riesce a prendere trasversalmente tutte le parti sociali del contesto cittadino. Com'è andata la corsa? Bene, faticosa, calda, ma bene, bene. Grazie mille. Noi siamo un'associazione di geografi, quindi diciamo siamo un po' fuori dal coro, però partecipiamo per dare anche noi voce al fatto che anche la geografia è contro la violenza e per la pace, non ci sono, i confini sono solo nella testa in realtà.